Buongiorno a tutti. Eccoci. Buongiorno a tutti, benvenuti in questa prestigiosissima sede della Camera dei Deputati. Qui c'è un luogo di sapienza, di memoria, un luogo che racconta da dove veniamo, un luogo che racconta chi siamo. È un po' il tema della giornata di oggi. Saluto per tutti il Presidente Rossano Bartoli, per tutte le associazioni, per tutti voi che oggi siete qui. È un saluto cumulativo, così non faccio brutte figure. Quindi per tutti saluto Rossano. Dicevo, è un luogo che richiama quello che voi oggi discutete. Ma vedete già il titolo che è stato dato alla ricerca che verrà presentata, valori, donazioni e lasciti solidali, è di per sé il paradigma che dovrebbe accompagnare la vita di chiunque, non solo del bonus pater familias, ma di ogni essere umano. Discutiamo di dare continuità, discutete di come dare eternità a un concetto che vola alto rispetto alle coscienze del credente e di chi è laico. Il bene è un bene superiore, il far del bene, occuparsi degli altri, avere non solo la percezione ma la necessità di dare un segno concreto a quella che è stata una vita dedicata in parte in nulla a qualcosa che viene donato, significa cogliere appieno il senso di una vita. Sembra un ossimoro, ma il senso della vita risiede in quello che si riesce a fare anche dopo la vita terrena, per chi crede, o dopo la vita per chi non crede. Il senso di una vita, e in questo c'è il profondo significato del lascito solidale, significa prendersi carico di quello che gli americani chiamano il give back, che è l'ultima parte della vita delle persone. La prima parte è quella del learn, di imparare, la seconda è quella del learn, di guadagnare, ma la terza, la più importante, quella che definisce una persona, è il give back, la capacità di restituire. Allora, l'invenzione del lascito solidale è esattamente questo. Hai la possibilità di restituire, di ridare, di consegnare quello che hai fatto in vita o che non sei riuscito a riconsegnare in vita. Allora questo diventa la sublimazione dell'io, che si spoglia dei tratti, se volete, personali e personalistici per darsi agli altri. È in sé un messaggio evangelico e un messaggio di straordinaria portata civica e civile. Per fare questo però bisogna che ci siano organizzazioni, persone che abbiano credibilità, autorevolezza, fiducia, che possano essere all'altezza di cogliere non una donazione in denaro, non un appartamento, non qualcosa di materiale, ma di trasformare la materialità del bene in quel bene di cui abbiamo parlato fino adesso. E allora le associazioni che aderiscono al testamento solidale hanno una straordinaria responsabilità di non tradire quel mandato che consegna per l'eternità qualcosa che non abbiamo vissuto e che lasciamo agli altri. I complimenti sono quindi legati al fatto che se nella ricerca che verrà presentata oggi il dato ci dice che si passa dal 19 al 22% coloro che quantomeno prendono in considerazione l'ipotesi di fare lascito solidale, vuol dire che si sta seminando bene, vuol dire che l'opera che oramai da oltre 10 anni viene portata avanti sempre da più associazioni è un'opera che va nella giusta scia. Bisogna continuare su questa strada, bisogna continuare sulla strada che fa incontrare il sentimento della persona con l'opera di chi la mette in opera, e il gioco di parole in questo caso è voluto. Credibilità, affidarsi, darsi,
In questa magica unione tra chi dà, chi dona e chi riceve risiede l'enorme responsabilità di cui oggi voi parlate, di cui siete testimoni e di cui bisogna parlare sempre di più, dando quanto più possibile il segno reale e tangibile di cosa viene realizzato con i testamenti solidali. Dare comunicazione, informazione e tutti i tipi di capacità interattiva per dire guarda, abbiamo avuto questo e abbiamo realizzato questo. Dare il senso che questi soldi, questi beni completano quell'esistenza, la subliminano e la rendono eterna, così come eterno deve essere il bene. Complimenti davvero e buon lavoro. Grazie davvero alle parole belle e sentite del Vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, che ringraziamo per averci accolto qui oggi. Io ringrazio voi di essere qui, perché come ogni anno il Comitato Testamento Solidale coglie l'occasione della Giornata Internazionale per il Lascito Solidale per ragionare su alcuni temi, alcuni valori che ci stanno molto a cuore, quindi la generosità, la solidarietà, l'inclusività, la condivisione. È molto bello quello che ha detto il Vicepresidente, dare il senso alle nostre esistenze, darlo non soltanto mentre siamo in vita ma anche dopo, anche in questo consiste un po' il principio del lascito solidale. Se l'anno scorso abbiamo celebrato i 10 anni di attività del Comitato con uno sguardo retrospettivo, cercando di capire che cosa abbiamo attraversato in questi ultimi 10 anni, e sono stati 10 anni in cui abbiamo navigato in acque turbolente, 10 anni segnati soprattutto dalla pandemia che ci ha messo a dura prova, 10 anni che sono terminati con l'arrivo di una guerra in Europa, adesso, e poi chiaramente di cose ne sono successe molte anche negli ultimi mesi e continuano a succedere, se possibile ancora più drammatiche, adesso però è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo. Dopo questi 10 anni e dopo aver fatto il punto su quello che è successo, cerchiamo di rivolgere lo sguardo verso i prossimi 10 anni. Ed è per questo che abbiamo messo su ogni postazione, forse l'avete già notato, una carta da lettere e una penna, perché vi chiediamo uno sforzo oggi, chiediamo il vostro, la vostra collaborazione. Vorremmo che prendetevi tutto il tempo necessario, perché poi raccoglieremo queste buste alla fine della nostra conversazione. Vorremmo da ciascuno di voi un pensiero, una parola, una frase, qualche cosa che vi sta particolarmente a cuore, un principio, un valore a cui tenete e che pensate sia giusto e importante consegnare alle prossime generazioni, consegnarlo al futuro. Quindi sostanzialmente vi chiediamo di lasciare un'eredità. Questo pensiero, che può essere scritto in forma anonima, verrà poi raccolto, lo custodiremo, poi vi faremo vedere come, e sarà una sorta di capsula del tempo, perché riapriremo questa capsula, questo baule con i vostri buoni propositi, che saranno i buoni propositi di tutti noi, tra 10 anni. Tra 10 anni, se avremo la possibilità di essere ancora qui insieme, ragioneremo su cosa siamo riusciti a fare in questo arco di tempo. La capsula del futuro l'abbiamo chiamata. Questo, insomma, credo sia importante anche avere da voi questo feedback in questo momento. Prendetevi il tempo, anche perché in quest'ora che passeremo insieme toccheremo varie questioni che potrebbero ispirare quello che potete andare a scrivere, insomma, che potrebbero esservi di aiuto e di ispirazione. Allora, intanto saluto le persone che sono già sedute qui accanto a me, cominciando da Rossano Bartoli, che è il portavoce del Comitato Testamento Solidale e il presidente della Lega del Filo d'Oro, poi Paolo Anselmi, che è il presidente di Val del Lab, e qui accanto a me Flavia Fiocchi, che è consigliera nazionale del notariato con delega al notariato per il sociale. Più tardi si avvicenderanno qui, sempre al tavolo dei relatori, Emanuela Di Pietro, che è la presidente del Comitato Testamento Solidale, Luca Vallario, psicologo e psicoterapeuta, e Paolo Apolito, antropologo, perché andremo poi a riflettere in profondità su tutti i numeri, le statistiche, diciamo, che ci darà il professor Anselmi. Però prima di cominciare vorrei farvi vedere questo video e sentire un po' i commenti delle persone riguardo al lascito solidale, al tema del dono, della generosità.
I miei genitori sono sempre stati dei grandi lavoratori e nella loro vita mi hanno proprio trasmesso questo fortissimo sentimento di onestà. E per definire la persona che sono oggi, devo alla mia famiglia sicuramente i valori che ho, quindi l'onestà e il coraggio di mettermi sempre in gioco. Se penso a quello che mi ha trasmesso la mia famiglia, credo che il valore più importante sia la fiducia verso il futuro. Beh, sicuramente l'onestà e l'umiltà. Ma i valori ereditati dalla mia famiglia possono essere l'educazione, il rispetto verso gli altri e soprattutto amore e affetto. I valori ereditati penso siano il senso della famiglia e l'onestà. Quando guardo ai miei figli credo che sia importante trasmettergli il valore dell'onestà, della trasparenza e del rispetto degli altri. Vorrei lasciare ai posteri i valori della generosità e dell'altruismo. I valori che vorrei lasciare sono l'educazione, il rispetto verso gli altri e soprattutto di guadagnarsi tutto con il duro lavoro. Beh, per un mondo migliore sicuramente servirebbero gentilezza e altruismo. L'altruismo e la generosità. In questo momento il valore della gentilezza e dell'altruismo sono le cose che secondo me valgono di più in questo momento storico. Bella domanda. Probabilmente l'empatia. Quindi la possibilità e la disponibilità a mettersi nei panni degli altri e quindi insomma sicuramente ci renderebbe migliori. No, lascerei una mascherina più che altro per ricordare i tempi duri passati e soprattutto per poter dare un simbolo di forza nelle situazioni difficili. In una capsula del tempo lascerei una lettera scritta a mano. La fiducia. Un messaggio, un oggetto. Sicuramente il fazzolettone degli scout, perché lo scoutismo è il modo migliore che conosco per servire il prossimo, per mettersi al servizio del prossimo. Un messaggio su quello che forse avremmo dovuto fare di diverso e di meglio per il nostro futuro. Se ne avrò la possibilità lo farò sicuramente. Credo che sia un grandissimo obiettivo per lasciare qualcosa di tangibile agli altri. Ma in questo momento non saprei, cioè, vorrei prima sistemarmi e poi una volta trovato lavoro, un buon lavoro e anche dal punto di vista economico lascerei ovviamente una piccola percentuale per scopo benefico. Lasciare in eredità qualcosa anche a persone che non conosco è un'idea stimolante e interessante. Perché no? Insomma, non è da escludere. Magari sistemati i figli, una volta sistemati i figli, poi sì, sarebbe una cosa bella, mi farebbe piacere. Cercherei prima di dare qualcosa a chi mi è estremamente vicino, come mia figlia o i miei nipoti, e poi perché no anche pensare di lasciare qualcosa in eredità, anche di materiale, agli altri. Allora, c'era una signora che diceva mi piacerebbe lasciare una lettera scritta a penna, che è quello che vi chiediamo noi oggi. Torna spessissimo il tema della famiglia ed è anche molto bello quello che ha detto uno di questi ragazzi, cioè perché no dare qualcosa a qualcuno che non conosco. Questo è il grande gesto così di generosità al buio. Inizierei proprio con il professor Paolo Anselmi per cercare di capire quali sono i risultati della sua ricerca e fare un po' il punto, lo stato dell'arte, del lascito solidale e del rapporto che gli italiani hanno con il dono, la generosità e con la famiglia. Grazie, e questo è l'undicesimo anno che conduciamo questa ricerca e questo ci consente naturalmente di tracciare una evoluzione, di vedere come si sono evoluti gli orientamenti degli italiani nei confronti del lascito. Ma prima di questo, voi sapete che ogni anno dedichiamo una parte della ricerca a indagare un tema di respiro più ampio. L'anno scorso, i 10 anni trascorsi, quest'anno ci siamo concentrati su un tema che ci è sembrato di grande rilievo e molto connesso anche al tema del lascito. Il lascito è una trasmissione di beni e noi abbiamo cercato di indagare
qual è la trasmissione dei valori, qual è la dinamica oggi nella società italiana del passaggio di valori tra le generazioni. Lo vedevamo già nel video appena proiettato. Mi scuso perché so che non ci sono video che vi consentono, ma io sintetizzo quello che esce da questa prima. Sono tre le domande. Abbiamo chiesto: quali sono i valori che hai ricevuto dalla tua famiglia? Quali sono i valori che hai scoperto nel corso della tua vita? E quali sono i valori che vorresti lasciare ai tuoi discendenti, alle future generazioni? Alla prima domanda, i valori importanti ricevuti dalla famiglia, gli italiani rispondono indicando valori, si potrebbe dire, di matrice tradizionale, ma direi valori che sono alla base di una buona convivenza civile. No, lo vedevamo anche prima, l'onestà, il rispetto degli altri, il rispetto delle leggi e delle regole, e citano in percentuale molto elevata anche il valore della famiglia. La famiglia rimane centrale, rimane un riferimento non solo ovviamente dal punto di vista materiale, economico e affettivo, ma anche dal punto di vista etico-valoriale. Il valore della famiglia rimane forte nel paradigma culturale. Alla seconda domanda, quando chiediamo: ma tu nel corso della tua vita quali valori hai scoperto? Qui emergono valori, diciamo, più moderni, che hanno più a che fare con la società in cui viviamo, con le problematiche della società in cui viviamo, per cui troviamo la parità di diritti tra uomo e donna, il rispetto della natura, la cultura, il rispetto del diverso, e anche valori che rimandano, diciamo, a una prospettiva di crescita personale, come la cultura, l'amicizia, la non violenza e la gentilezza. Infine, la terza domanda è quella in cui si chiede di indicare quali sono i valori che vorresti lasciare. Questa è veramente la domanda che più si connette al tema del lascito. C'è un lascito, può esserci un lascito materiale, può esserci un lascito morale, valoriale. Qui vediamo? Vediamo che rimangono forti i valori, tra virgolette, tradizionali, rimane forte l'onestà, il rispetto degli altri, la famiglia, il rispetto delle leggi e delle regole, ma emergono, ci sono anche i valori che rimandano a una prospettiva di sensibilità sociale e ambientale, per cui troviamo la generosità, troviamo la gentilezza, troviamo la parità di diritti tra uomo e donna, troviamo la non violenza, il rispetto della natura. Quindi diciamo che questi due nuclei valoriali, questi due insiemi valoriali, non sono in opposizione gli uni con gli altri, ma che possono convivere. Rimangono forti i valori più che tradizionali, direi che sono dei valori sempre validi, che sono alla base appunto della convivenza civile, ma affiancati da valori nuovi che delineano una prospettiva di una società con una migliore qualità soprattutto dal punto di vista sociale, quindi generosità, solidarietà, altruismo, come dicevano le persone intervistate. Abbiamo posto anche noi la domanda se c'è un oggetto che vorrebbero lasciare, un oggetto che simboleggia i valori ritenuti importanti. La maggior parte degli intervistati dice no, ha difficoltà a individuare un oggetto materiale che simboleggia i valori che ci ha appena indicato come importanti. Chi risponde innanzitutto citando di nuovo valori e qualità, per cui si cita l'onestà, l'amore, la conoscenza, la pace, l'unità della famiglia, la libertà. I valori veri e propri sono citati, gli oggetti veri e propri sono citati da una minoranza di rispondenti, e sono oggetti che o hanno un forte valore simbolico, per dire la bandiera della pace, piuttosto che la Costituzione, il codice civile, la bandiera italiana, la tessera del WWF, il fazzoletto degli scout, cioè tutti oggetti, fra virgolette, che rimandano però a un orizzonte valoriale forte, oppure
sono oggetti che hanno un valore affettivo, familiare, il bracciale, l'orologio del nonno, la collana della nonna, l'anello, quindi qualcosa che rimane nella dimensione per l'appunto familiare. Molto più rari sono oggetti come la bicicletta, la chitarra. La bicicletta forse si associa con una sensibilità di tipo ambientale, ecologico, la chitarra con una prospettiva di creatività, di convivialità, di unione. Comunque sono, oppure ecco, c'è una presenza abbastanza significativa di oggetti che hanno un forte valore, diciamo un valore religioso, per cui il Vangelo, la Bibbia, il Rosario, il presepe. Poi abbiamo posto la domanda, ma chi secondo voi oggi sta maggiormente lavorando, chi più si sta impegnando per trasmettere questi valori che voi avete indicato come importanti alle future generazioni? E qui vedete nettamente al primo posto la famiglia. La famiglia quindi di nuovo come pilastro, direi, come struttura vista come indispensabile per questo passaggio valoriale, ma a una distanza tutto sommato limitata vengono indicate altre due soggetti. Innanzitutto la scuola e l'università, che evidentemente è interessante questo, alle strutture educative viene riconosciuto non solo il ruolo della formazione specifica nei diversi ambiti, ma anche un ruolo di natura etico-valoriale, insomma quella educazione civica che è un tempo che a volte sembra un po' dimenticata, ma che effettivamente nella coscienza degli italiani è ancora presente ed è ancora in qualche modo richiesta. E poi alla pari con la scuola e l'università le organizzazioni non profit. Questo è un dato di enorme rilevanza, perché noi sappiamo che, lo sappiamo da sempre, da quando abbiamo iniziato a fare queste ricerche, che alle organizzazioni non profit, al terzo settore, viene riconosciuto un ruolo sociale importante, no? Rispondono a dei bisogni, c'è un ruolo anche di sussidiarietà rispetto al pubblico, cioè intervengono lì dove altri non agiscono, ma qui ci viene detto che il non profit ha anche un valore culturale, di presidio di valori, e lo vediamo nella tavola successiva. Scusate, ci vado, poi torno su questa. Quindi il non profit superisce alle istituzioni nel dare risposta ai bisogni più urgenti, e questo è un ruolo sociale. Ma il non profit interpreta e trasmette valori indispensabili per la tenuta e la coesione della nostra società. Quindi ricordiamoci che al di là del fare concreto, quotidiano, che una delle vostre organizzazioni mette in atto, c'è anche da parte degli italiani, della maggioranza degli italiani, perché se sommiamo il moltissimo molto con l'abbastanza si arriva all'84%, il riconoscimento di un ruolo culturale importante. E questo riconoscimento al non profit lo vediamo anche dalle risposte a questa domanda, anzi a queste due domande. Prima noi abbiamo chiesto chi è che potrebbe agire per rendere migliori la nostra società, quali sono i soggetti, gli attori pubblici, privati, che potrebbero agire. Guardate, sono tutte percentuali molto alte, cioè si va dall'88% dei cittadini italiani, interessante questo, gli italiani che si attribuiscono, che si riconoscono la potenzialità di contribuire. Tradizionalmente in passato l'atteggiamento prevaleva piuttosto un atteggiamento di delega, cioè tocca al governo, tocca alle imprese, tocca ai soggetti forti. Invece oggi lo abbiamo visto crescere negli anni l'autoattribuzione di responsabilità. Ciascuno di noi può fare qualcosa, può contribuire. E poi al secondo posto ci sono le organizzazioni non profit. Ma qui è come se ci dicessero tutti questi soggetti potrebbero fare di meglio, potrebbero agire per rendere migliore, più equa, più sostenibile la nostra società. Ma la cosa interessante è quello che si vede nella colonna di destra, perché poi noi abbiamo chiesto ma chi sta effettivamente facendo? Qui
le percentuali cadono drasticamente, cioè si passa dagli, non so, gli cittadini dall'88 al 47, le amministrazioni locali dall'84 al 39. L'unico soggetto che mantiene una percentuale alta, cioè a cui gli italiani riconoscono che non solo può fare, ma che sta effettivamente facendo, sono le organizzazioni non profit. Pensate, il 77% dice che le organizzazioni del terzo settore stanno già oggi concretamente lavorando per rendere migliore la società in cui viviamo. Molto rapidamente, voi sapete, cogliamo l'occasione di questa ricerca anche per fare il punto su come si stanno muovendo, diciamo, i comportamenti di donazione. È chiaro che c'è un forte legame tra la donazione che viene fatta alle organizzazioni non profit e la decisione del lascito, quindi è interessante monitorare anche gli orientamenti nei confronti delle donazioni. Che cosa ci dice il dato di quest'anno? Beh, innanzitutto si conferma, questo è un dato da tenere molto presente, i donatori, lo sappiamo, nell'ultimo anno sono dal 25, 27, 28, 30, quest'anno 33, ma il dato interessante è che se noi chiediamo, ma lei nella sua vita ha mai fatto una donazione a un'organizzazione non profit? Qui la percentuale sale considerevolmente, cioè si arriva al 70%. Cioè, questo è il bacino, c'è un 30% che non ha mai tirato fuori una lira o un euro, ma il 70% almeno una volta ha compiuto, ha fatto questo atto di generosità e di donazione. Questo è il bacino potenziale, come si dice, il target a cui si può continuare a puntare, sia per le donazioni, ma io aggiungo anche per i lasciti solidali. Cioè, questi sono soggetti, cittadini, che hanno almeno una volta agito sulla base di un principio di solidarietà e di generosità. Il dato di quest'anno vede che siamo risaliti, il 22, quel 38 del 22 si era molto giovato di questo slancio che c'è stato negli anni della pandemia. Voi sapete, c'è stato proprio un forte incremento di donatori, di persone che si sono avvicinate al dono di fronte alla crisi, alla drammatica crisi che ci trovavamo a vivere. Poi l'anno scorso c'è stato una flessione, quest'anno c'è una ripresa. Importante sempre guardare anche i criteri con cui vengono scelte le organizzazioni sostenute. Al primo posto rimane il tema della fiducia. La fiducia è fondamentale, lo sappiamo, è fondamentale per le donazioni e vedremo, è fondamentale anche per il lascito. Cioè bisogna, ancora di più, perché lì poi non ci sarò più io a vedere che uso viene fatto del denaro che ho lasciato. Ma cresce quest'anno di 10 punti. Dal 30 al 40 si occupa di un problema a cui sono molto sensibile, quindi diventa fondamentale, questo lo dico in una prospettiva anche di comunicazione per le organizzazioni, il richiamo alla crucialità, alla rilevanza del problema che ogni organizzazione si trova. Non può essere dato per scontato che ne so, l'ambiente, piuttosto che il sostegno ai soggetti fragili, piuttosto che il sostegno alla ricerca medico-scientifica, siano, per cui molto spesso le richieste che vengono rivolte ai potenziali donatori danno per scontato che tutti siano pienamente consapevoli dell'importanza di quel problema. Ecco, invece questo è qualcosa che va richiamato e valorizzato. Dal punto di vista delle donazioni, sì, c'è un leggero incremento, si ritorna grosso modo, quest'anno la donazione media sembrerebbe di 121 euro, tutto considerato, non a una singola organizzazione, più o meno siamo a livello del 2022. E passiamo alla terza parte, che è quella che riguarda direttamente i lasciti. Come negli altri anni, noi poniamo una domanda innanzitutto sul testamento, cioè lei ha già fatto testamento, lo ha preso in considerazione oppure non lo sta prendendo in considerazione. C'è una stabilità su questi dati, adesso qui l'abbiamo cominciato a porlo dal 2016, insomma in questi 8 anni voi vedete che fondamentalmente non si muove quasi niente, cioè i favorevoli, che sono quelli che lo hanno fatto e quelli che sono intenzionati a farlo, sono praticamente, siamo 16, 17, 18, 19, siamo sempre lì. Poi ci sono gli incerti, quelli che dicono ma non lo so se lo posso fare o meno, e poi c'è quella percentuale molto pesante, molto significativa,
che è quel 72-71% che dice non l'ho mai preso in considerazione, non ho intenzione di farlo. A questo punto, su questo vale la pena dire che qui non è che ci sia un pregiudizio o una ostilità nei confronti del testamento. Lo abbiamo approfondito sul piano qualitativo questo tema. La questione è che queste persone pensano di non averne bisogno, cioè sono persone che hanno una situazione familiare, fra virgolette, normale, lasciamo stare il concetto di normalità, ma comunque dice un coniuge, due figli, io che bisogno ho di fare testamento? I miei beni andranno ai miei eredi, quindi, mentre il testamento è qualcosa che riguarda quelle famiglie un po' scombinate, i figli da due o da tre matrimoni, convivenze senza matrimonio, cioè situazioni che hanno bisogno di essere in qualche modo regolarizzate dal punto di vista della trasmissione dei beni. Infatti è poi quello che ci dicono qui, al primo posto, non ho necessità di fare testamento in quanto desidero che i miei beni vadano solo ai miei eredi legittimi. Oppure non... il secondo punto è quello del patrimonio ingente. Non dispongo di un grande patrimonio, i miei eredi si accorderanno facilmente, infine i miei eredi vanno molto d'accordo tra loro. Questi sono le tre motivazioni, o se vogliamo le tre resistenze rispetto alla scelta del testamento. A questo punto passiamo, però si è fermato, vediamo, è bloccato lo scorrimento della slide. Passiamo al lascito testamentario. Questo è il primo dato, cioè la conoscenza. Lei conosce, sa che cos'è, sa di cosa si parla quando si parla di testamento solidale? Vedete, adesso qui sono partito dal 2020, vi posso dire che nel 2013 quel dato era 58%, cioè un poco più della metà degli italiani sapeva cos'era un lascito, ma quasi la metà non ne aveva neppure sentito parlare. E questo è veramente quello che noi ricercatori definiamo un trend, perché vedete che con regolarità ogni anno questa percentuale cresce. Quest'anno siamo arrivati all'84%, è una percentuale molto elevata, ed è la conferma del buon lavoro che il Comitato da una parte e le singole organizzazioni hanno svolto in questi anni. Cioè il tema del lascito è oggi un tema su cui si hanno, non è detto che si sappia nel dettaglio esattamente in che cosa consiste, però di cui si sa di che cosa si parla, è presente nell'orizzonte informativo delle persone. Però mantengono, si confermano due pregiudizi. Il primo è quello più forte. Le persone che potrebbero decidere di fare un lascito sono quelle che non hanno figli o non hanno eredi diretti. Chi non ha quindi degli eredi a cui lasciare i beni, ecco, queste sì, sono le persone che devono preoccuparsi di decidere a chi andrà il proprio patrimonio, piccolo o grande che sia. E vedete come rimane alto, rimane intorno alla metà. C'è un secondo pregiudizio, che è quello che il lascito riguardi le persone molto ricche, con grandi disponibilità economiche. Questa, per fortuna, quest'anno abbiamo per prima volta una diminuzione di 9 punti, quindi il fatto che anche il piccolo lascito è importante. Andiamo alla scelta del lascito. Ci sono, mi spiace che sia saltato, ecco, lo vediamo meglio qui. Qui siamo dal 18 al 24, vedete che coloro che effettivamente hanno già deciso e hanno già stabilito, hanno già messo nel testamento un lascito, sono praticamente, in tutti questi anni, siamo fra il 2 e il 3%, tenete conto che c'è anche un errore statistico che è di quasi 3 punti, quindi è stabile sostanzialmente, non si è sostanzialmente mossa. Il certamente sì, cioè certamente lo prendo in considerazione, se guardiamo mettiamo il 18 col 24, comunque c'è una lieve crescita. Quella che è cresciuta in modo sostanziale è invece quelli che dicono probabilmente sì, probabilmente lo potrei prendere in considerazione. Lo vedevamo anche nelle interviste, ma perché no? Ecco, qui siamo passati dal 7 al 17. Sono calati gli incerti, ma soprattutto sono calati quelli che dicevano certamente no. Quindi la comunicazione che è stata fatta in questi anni, da una parte ha fatto crescere la conoscenza, dall'altra ha eroso quella barriera, dice ma io che me ne importa, erano il 44, quelli che dicevano certamente no, sono il 24, quindi è un bel
è un bel declino. Perché non vuoi fare un lascito? Lo dicevamo prima, perché non voglio sottrarre risorse al futuro dei miei eredi e desidero dare loro più solidità possibile. E di nuovo la seconda di fatto conferma la prima: sono preoccupato per la precarietà lavorativa dei miei figli e nipoti, preferisco lasciare tutto a loro. Ecco, non dimentichiamoci che viviamo tempi in cui i giovani si trovano molto spesso in condizioni precarie, con lavori non a tempo non indeterminato, c'è un futuro incerto, non sappiamo cosa ci aspetta, e questo si traduce in un atteggiamento protettivo nei confronti dei propri figli. C'è anche quel 30% che dice: non mi fido di come sarà gestito il denaro donato. Questo è la guardate, abbiamo visto che chi ha donato nella vita il 70%, quel 30% che non ha mai donato, quando gli abbiamo chiesto, lo abbiamo fatto nel nostro osservatorio sulle donazioni che ogni anno facciamo con Eumetra per monitorare gli orientamenti degli italiani, che cosa dicono? Perché non mi fido. Non mi fido di come viene usato il tema della sarà un alibi, sarà una scusa, però questo vale per le donazioni e vale anche per i lasciti. Infatti al primo posto ritroviamo la fiducia, la trasparenza, tutto quello che in qualche modo rafforza la credibilità del soggetto a cui si lascia. Concludo ritorna al centro il tema della famiglia, perché diciamo: ma se lei dovesse decidere, questa domanda l'abbiamo posta a tutti coloro che non escludono il lascito, se lei decidesse di fare un lascito, lei lo farebbe, sarebbe una decisione autonoma o condividerebbe questa decisione con i suoi familiari? Il 68% l'anno scorso era il 60, 70, 64, comunque la grande maggioranza di chi non esclude l'ipotesi del lascito dice: no, ne parlerei prima. Questa è la via d'uscita da quel problema del non voglio far trovare i miei eredi di fronte alla sorpresa. Quindi decisione non individuale ma familiare. Quindi quelli che dicono probabilmente deciderei da solo, certamente deciderei da solo, sono il 18%. E naturalmente gli abbiamo anche chiesto: ma che cosa, quale decisione condivideresti? Condividerei fondamentalmente l'importo o il bene da lasciare e l'organizzazione da sostenere. Qui finiscono i dati, io richiamo solo due punti che secondo me, tre forse, ecco, che vale la pena tenere ben presenti. Primo, questa ricerca ci dice che la famiglia mantiene un ruolo primario a livello etico, valoriale e anche, lo abbiamo visto, materiale. Quindi questo non è che la famiglia è il soggetto che si oppone alla scelta del lascito, però è il soggetto che deve essere in qualche modo coinvolto e incluso, perché altrimenti può rappresentare una barriera. Il secondo punto è questa, non dimentichiamola perché è un grande valore come indicazione, il ruolo sociale e culturale positivo che viene riconosciuto alle vostre organizzazioni. Trasmissione di valori, quindi non solo impegno e sostegno sociale. E poi direi la connessione, teniamola presente, fra trasmissione valoriale e trasmissione di beni. Secondo me va sempre più valorizzato il fatto che la scelta del lascito è una scelta che consente ai propri valori, ai valori che si vorrebbero lasciare a chi verrà dopo di noi, di vivere concretamente. Quindi è quella, lo diceva anche il Presidente nel suo intervento. Insomma, questo è c'è una base etica fortissima che va richiamata e che va valorizzata. Io ho ben finito. Grazie. Grazie professore. È una ricerca importante da cui sempre emergono dettagli, aspetti di criticità, aspetti anche incoraggianti. Con Rossano Bartoli vorrei parlare però, cominciare da quelli incoraggianti, dal primo, più importante forse, la grande fiducia che gli italiani ripongono nel terzo settore. E quindi vorrei chiedere a Bartoli qual è il merito delle organizzazioni no profit per aver ricevuto così tanto riconoscimento e continuare a ricevere così tanto riconoscimento da parte degli italiani, e cosa si può chiedere alle istituzioni per poter continuare ad essere all'altezza delle aspettative e della fiducia che la società ripone nel terzo settore. Bene, grazie, buongiorno. Molto velocemente delle considerazioni, ma
Il fatto che ci sia questo riconoscimento del terzo settore credo che sia un qualcosa di pienamente meritato, nel senso che le nostre organizzazioni sono presenti sempre puntualmente non solo nelle emergenze ma nella quotidianità, nell'affrontare tutta una serie di problematiche, dalla ricerca scientifica alla tutela dei diritti, dell'ambiente, persone fragili, quotidianamente, e questo spesso in sostituzione di ciò che le istituzioni non riescono a garantire. Quindi questo ci viene riconosciuto, e devo dire che peraltro il periodo del Covid per molte delle nostre organizzazioni è stato un ulteriore momento dove la nostra presenza è stata significativa e quindi è stata valorizzata le organizzazioni del terzo settore. Se questo è vero, se questo corrisponde peraltro ad un impegno quotidiano di tante persone, di tanti volontari, di tanto personale nelle diverse attività, ci pone in una situazione di poter alzare un po' di più la voce nei confronti delle istituzioni, nel senso che lo Stato dice terzo settore, ha già fatto una riforma del terzo settore dove un certo numero di questioni sono state sicuramente chiarite, ma probabilmente c'è molto altro da fare. C'è la necessità di dare certezze dal punto di vista legislativo. Se rimaniamo nell'ambito nostro del testamento solidale, per chi gestisce i lasciti testamentari nelle organizzazioni, dal momento in cui si parla con il donatore, con la futura persona che farà testamento, fino alla gestione del lascito, sappiamo che ci sono tanti momenti dove l'impatto a livello burocratico, a livello di norme, non facilita, rallenta, cioè non consente alle nostre organizzazioni di poter utilizzare immediatamente di questi beni. E questo credo che basterebbe veramente un po' di buona volontà politica, ma anche buon senso, per modificare alcune norme che non costerebbero niente, ma che darebbero la possibilità di avere immediatamente fondi per raggiungere i nostri obiettivi. Dall'altra parte credo che però noi abbiamo una grande responsabilità, che è stata richiamata anche da Giorgio Mulet, sul discorso della rendicontazione, della fiducia, che non è una parola, è una testimonianza concreta di come le risorse vengono utilizzate. E su questa direzione credo che lo sforzo che le nostre organizzazioni dovranno fare è quello di riuscire a lavorare ancora di più insieme. Cioè noi possiamo diventare un soggetto molto più forte, molto più ascoltato, se riusciamo su alcune problematiche ad essere insieme. Quindi credo che partendo da quello che la indagine mette in evidenza, cioè il terzo settore gode di tanta importanza nel giudizio dei cittadini, questo ci dovrebbe consentire di essere più efficaci nei rapporti con le istituzioni, ci dovrebbe però anche consentire e far comprendere come lavorare insieme, scambiarci esperienze, lavorare proprio sul campo insieme. Questo ci consentirebbe di raggiungere dei risultati migliori. E credo che l'esperienza del Comitato Testamento Solidale dimostri anche questo, cioè quando le sei organizzazioni che 11 anni fa hanno dato vita al Comitato oggi sono diventate 28, vediamo che l'attività svolta dal Comitato nel suo complesso e le attività che le singole organizzazioni hanno svolto, i dati dimostrano che c'è non solo una maggiore conoscenza di cosa significa lascito solidale, ma c'è una maggiore disponibilità ad utilizzare questo strumento per fare testamento, per aiutare, e quindi c'è una voglia di contribuire tutti insieme a garantire una società migliore, una società più inclusiva, una società che aiuti veramente tutti coloro che ne hanno bisogno. Quindi prendiamo atto di quello che gli italiani hanno detto del terzo settore, diventiamo più forti nei rapporti con le istituzioni, lavoriamo ancora di più insieme, perché insieme riusciremo a raggiungere risultati migliori.
l'ho sintetizzata tanto. Grazie Rossano Bartoli. Notaio Fiocchi, veniamo agli aspetti della ricerca più critici forse, quelli su cui siamo tutti chiamati ad impegnarci di più, perché aumenta la conoscenza degli italiani nei confronti del tema lasciti solidali, aumenta la propensione, però rimane ancora stabile poi il gesto concreto, l'atto concreto. Sappiamo che fare campagna di informazione, fare cultura sul lascito solidale è un lavoro che richiede pazienza, un lavoro di medio e lungo termine, quindi i risultati si vedono a poco, quindi non bisogna avere fretta. Sarebbe bello che i risultati arrivassero immediatamente, ma invece ci vuole un po' per scalfire anche una serie di pregiudizi, per cui chiedo al notaio Fiocchi qual è l'impegno del notariato per rafforzare questa campagna nei confronti del lascito solidale. Grazie. Buongiorno a tutti, ecco il notariato, mi richiamo al portavoce Bartoli, ha parlato di un comitato del testamento solidale che è nato 11 anni fa con 6 associazioni che oggi si sono moltiplicate in senso esponenziale, accanto alle quali c'era il notariato. Quindi significa che il notariato ha da sempre creduto nel poter supportare con le proprie conoscenze tecniche, con la propria diffusione capillare su tutto il territorio nazionale, ha sempre creduto di poter fare qualcosa per promuovere questa cultura del lascito solidale in un contesto appunto di un testamento che diventa per questo solidale. Il fatto che, e mi richiamo al dottor Anselmi, 7 italiani su 10 ad oggi non intendano fare testamento, non vogliono fare testamento, si richiama a quel pregiudizio che noi tante volte abbiamo richiamato. È un pregiudizio scaramantico che un po' caratterizza i popoli latini, cioè è una cosa che ad esempio nei paesi di common law non troviamo. Ma in realtà oltre a questo pregiudizio scaramantico c'è proprio quello che il dottor Anselmi ha ben sottolineato, cioè il fatto che poiché tra i valori principali riconosciuti da tutti gli intervistati, ma in generale da tutti i cittadini italiani, rimane fermo il valore della famiglia come punto di riferimento, ma anche come nucleo sul quale fondare la propria esistenza, ecco, una delle remore che si incontra sul campo quotidianamente nei confronti delle persone che non intendono fare testamento è proprio quello di non violare diritti appunto dei propri congiunti, dei propri cosiddetti legittimari. Ecco perché il notariato ha una mission, che è quello di spiegare, di formare e di informare che i diritti dei congiunti, i cosiddetti diritti dei legittimari, possono essere fatti salvi attraverso la convenzione di un testamento che comunque non pregiudichi nessun tipo di lascito, nessun tipo di devoluzione, ma riservi al terzo settore, al proprio afflato di beneficenza e di solidarietà, solo ed esclusivamente quella quota, la cosiddetta disponibile, di cui tutti possiamo disporre, e non importa che il patrimonio sia consistente, composito, la quota sempre quella è in base alla formazione della propria famiglia, e all'interno di questa quota il lascito può essere di un solo oggetto, di una somma esigua, ma comunque può essere ed è sicuro ed è certo che se rimane in questi limiti non potrà mai pregiudicare i diritti dei familiari. Quindi la famiglia potrebbe diventare anzi il luogo in cui decidere insieme, con l'aiuto del notariato e quindi dell'assistenza e dell'informazione che rendono i notai quotidianamente e capillarmente, potrebbe essere proprio il luogo in cui si decide cosa lasciare, quando lasciare, a chi lasciare, anche perché il lascito solidale diventa, oltre all'oggetto specifico che viene devoluto e al beneficiario di questa devoluzione, diventa una devoluzione anche per gli stessi legittimari, per gli stessi congiunti. Cioè si tramanda attraverso il lascito solidale una cultura del lascito, una cultura della solidarietà. Quindi si lascia comunque un valore a chi rimane, che non ha ricevuto il bene devoluto all'ente del terzo settore, ma ha
ricevuto in dono dal proprio Dante Causa, dal testatore, questo spirito di solidarietà che lo ha accompagnato per tutta la vita e che ha consolidato nel proprio testamento. Mi chiedeva cosa può fare il notariato. Il notariato si impegna su tutti i fronti, quindi con una formazione e un'informazione continua in appoggio a tutte le agli enti del terzo settore. Noi assicuriamo sempre la presenza di un notaio in tutte le manifestazioni che sono volte alla promozione dell'ascito solidale, quindi a supporto di una diffusione del concetto del testamento solidale in quanto tale. Utilizziamo i social con le nostre card, messaggi che sono rivolti comunque alla cittadinanza in generale per semplificare il concetto del testamento, di come fare testamento e di che cosa significhi fare un testamento e all'interno del testamento un lascito solidale. Facciamo ricerche e formazione anche all'interno, cercando di sensibilizzare i notai affinché possano rendere una consulenza completa, nel senso appunto ben spiegato prima. E stiamo cercando di valorizzare al massimo comunque questo nostro sforzo, cioè non è casuale che all'interno del Consiglio Nazionale del Notariato chi vi parla rappresenti il notariato per il sociale. Cioè, quando un Consiglio Nazionale decide di dedicare al sociale una forza e un insieme di collaboratori che lavorano per il sociale, significa che questo ordine professionale lo sente come valore proprio, un valore da portare avanti. E quindi tutta questa opera che il notariato porta avanti la fa quotidianamente, la fa all'interno e la fa all'esterno. E tra l'altro noi abbiamo abbiamo pensato proprio in occasione di questa giornata di fare una sorta di monitoraggio tra alcuni notai, un campione di 500 notai, che sono i custodi delle ultime volontà per eccellenza, per definizione, e abbiamo ricevuto la conferma di tutti i dati che sono stati invece ricavati da un'analisi molto più approfondita su un campione molto più ampio, che è sempre questa appunto della propensione comunque ad avvicinarsi al testamento e all'ascito solidale di conseguenza. Qualche cosa che fa pensare in modo positivo, perché non sono solo gli over 60 ad interessarsi al testamento, ma anche persone molto più giovani cominciano ad avvicinarsi, in quanto abbiamo visto che i lavori della parità, della solidarietà, del rispetto sono valori che comunque stanno prendendo più piede, e ovviamente prendono più piede nelle persone più giovani d'età, anche e soprattutto dopo la pandemia. Abbiamo visto quanto non è importante essere ricchi per fare un lascito solidale, perché i valori dei lasciti si attestano intorno, la maggioranza, a somme che non sono del tutto consistenti, non superano, certo, quindi il 40% ci dice, sono tra i 20 e i 30 mila euro. E ovviamente abbiamo anche cercato di capire quali sono i beni che possono essere maggiormente oggetto di questi lasciti. Tutto questo si consacra in questa mission che il notariato si è prefissato, che è quello di diffondere al massimo la cultura dell'ascito solidale. Grazie notaio Fiocchi. Allora, visto che abbiamo iniziato con un po' di ritardo, dobbiamo andare molto molto veloci. Anselmo, io le chiedo, se possibile, in un minuto, mi aveva colpito il tema della gentilezza che torna un po' nella ricerca e nelle parole di chi ha risposto alla ricerca degli italiani, come un valore quasi da riscoprire, come se probabilmente ce ne siamo dimenticati un po' della gentilezza. Ce ne siamo certamente dimenticati. Microfono. Sì, scusa. Nel senso, è interessante perché è il valore che cresce, è stato ricevuto in misura abbastanza ridotta dalla famiglia precedente, lo si scopre nella vita, ma soprattutto lo si vuole trasmettere alle future generazioni. Io credo che in questo richiamo ci sia alla base di questo la consapevolezza di un crescente degrado nella qualità delle relazioni, lo dicono anche le ricerche, cioè il modo in cui interagiamo quotidianamente nel privato e soprattutto nel pubblico
è molto scaduto. Quindi la gentilezza, secondo me, non va pensata come un valore puramente formale, non sono le buone maniere, la cortesia. Credo che ci sia alla base anche una domanda e una richiesta e una disponibilità di attenzione verso l'altro, di cura, e anche che è un po' la premessa poi alla generosità, anche all'agire per gli altri. Quindi è un segno sicuramente molto, molto promettente per il futuro. Grazie. Allora invito i nostri relatori a scendere dal palco e chiamo i prossimi tre relatori. Li chiamo qui accanto a me, che sono Emanuela Di Pietro, la presidente del Comitato Testamento Solidale, Luca Vallario, psicologo e psicoterapeuta, e Paolo Apolito, antropologo, perché vogliamo andare oltre al dato statistico, anche se il professor Anselmi non ci ha soltanto consegnato delle percentuali dei numeri, ma ci ha detto molto di più, ed è anche estremamente interessante questa riflessione sulla gentilezza. Perché la gentilezza è, come diciamo, l'anticamera forse del saper guardare agli altri e saper avere empatia nei confronti degli altri, mettersi nei panni degli altri, che è il primo passo per poi fare qualcosa di buono per qualcuno che non è neanche nella nostra cerchia ristrettissima di affetti. E qui torna sempre il tema, il senso del lascito solidale. Allora, professor Vallario, incominciamo da lei, perché abbiamo tanto parlato di famiglia, che rimane centrale nella nostra società, nel bene e nel male, perché può essere una cosa positiva, sicuramente in certi casi potrebbe essere anche un limite forse. Famiglia come trasmettitrice di valori primaria, ma abbiamo anche visto che ci sono dei valori diversi che emergono con più forza recentemente rispetto al passato, che sono la parità di genere, l'attenzione verso alle tematiche ecologiste, il rispetto verso il diverso da noi. Allora vorrei capire come si trasmettono i valori, anche questi nuovi valori, attraverso le generazioni. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Beh, intanto il punto dal quale partire è quello di sottolineare che ognuno di noi, l'individuo, non esiste nel vuoto, ma si muove all'interno di una serie di sistemi. Parliamo di un microsistema che è la famiglia, fino al macrosistema che è la cornice, che è la condizione sociale e culturale nella quale si vive, e che giocano un ruolo nella trasmissione dei valori che possiamo intendere in questo senso come dei punti di riferimento su cui si struttura il comportamento umano. Diciamo la famiglia. Beh, la famiglia, tra i dati della ricerca c'era questo dato interessante, dove il 75% degli intervistati dice che la famiglia è l'istituzione che è maggiormente impegnata a trasmettere valori. Dal nostro punto di vista la famiglia la dobbiamo considerare un sistema, cioè un insieme di membri, di parti che sono in continua relazione tra di loro, aperta, cioè che ha una processualità nello spazio e nel tempo, cioè che va incontro a dei cambiamenti, e quel che è più importante, con una storia, cioè con una serie di dimensioni che sono i paradigmi, i miti, appunto i valori che si trasmettono nel tempo e concorrono a definire l'identità dell'individuo. Sempre la ricerca a questo proposito ci dà un dato molto interessante: i primi tre valori trasmessi dalla famiglia sono gli stessi che gli intervistati dicono sono valori da trasmettere. Il secondo soggetto che è importante per la trasmissione dei valori è il contesto sociale e culturale nel quale viviamo. E qui la situazione, a mio parere, è un po' critica. Il Censis nel 2018 parla della nostra società come una società che si lascia, una società nella quale si è rotto il senso del legame. La tradizione psicanalitica, da Freud in poi, ci spiega che stare in un contesto sociale significa rinunciare a delle parti, a degli interessi personali. Oggi noi viviamo sicuramente in una situazione dove il legame verticale, che un tempo era assicurato dai grandi progetti religiosi
o politici, no? Quindi laici, sono in forti crisi, ma sono in crisi anche i legami orizzontali. Zoya, uno psicanalista, parla della morte del prossimo. Non vediamo più l'altro. C'è una situazione quindi che potremmo definire di sovrasviluppo dell'io, dove il senso del noi, che è il senso dell'appartenenza, è quindi posto fortemente in crisi. Lacan, psicanalista, in uno scritto del 68, il discorso del capitalista, dice: è nella logica del capitalismo che cosa? L'idea del profitto, che porta con sé il declino del legame. Quindi questo secondo vettore, quello diciamo della situazione macro che ci circonda, quella socioculturale, sta in questi tempi giocando un ruolo diciamo non favorevole all'idea dell'altro, quindi nei valori diciamo che stanno avanzando c'è a mio parere un arretramento del senso dell'altro e quindi del legame. Grazie professore, è anche a tratti preoccupante, diciamo, comunque questo ci restituisce una dimensione di difficoltà, quanto è difficile anche per il terzo settore impegnarsi a lavorare in un mondo in cui il senso di appartenenza è in crisi, è sempre più difficile vedere l'altro. Allora, professor Apolito, gli italiani vengono descritti spesso come un popolo generoso, probabilmente non so, è un po' ormai uno stereotipo, forse bisognerebbe andare a indagare se è così veramente, ma che ruolo ha il dono nella nostra società? Ma il 70% di quelli che nell'inchiesta dichiarano aver fatto almeno una donazione è un bel dato, lasciamo stare questo cupo oscuro e misterioso 30%, al quale credo poco peraltro, perché secondo me al vicino di casa, al fratello, cioè qualcosa pure scappa di dono. Ma la generosità in una vita sociale tranquilla, serena, è un'attività umana indispensabile. Gli antropologi si sono molto occupati del dono. Da quando 100 anni fa, più o meno, Malinowski, uno dei fondatori dell'antropologia moderna, ha scoperto nelle isole Tobriand, nella Papua Nuova Guinea, dove è appena stato adesso Papa Francesco, questo strano costume di girare isola per isola partendo con queste canoe, portando dei braccialetti, avendo in ricambio delle collane, si è posta la domanda: ma perché? E la risposta adesso per noi è abbastanza ovvia, all'epoca non lo era tanto, perché il dono crea legame sociale, perché il dono richiama una restituzione del dono, un impegno. E un altro antropologo francese, questa volta Marcel Mauss, in un saggio mirabile di un secolo fa, il saggio del dono, ci spiegava che quando si riceve un dono c'è come un mana, c'è come uno spirito, no? Interno, che ti spinge, ti costringe a restituire il dono. In questo senso il dono è un meccanismo di coesione sociale formidabile, che è presente in quasi tutte le società, che noi vediamo poco perché siamo un po' schiacciati dall'idea dello scambio mercantile, cioè dello scambio sulla base di interesse, ma c'è invece un dono che è sulla base di umanità reciproca, di riconoscimento di umanità reciproca, attraverso la quale poi si costruisce il mondo politico, il mondo valoriale. C'è poi un dono totalmente gratuito. Il dono studiato dagli antropologi, scusate, è anche un dono a volte inquietante, perché molte volte attraverso il dono si stabiliscono asimmetrie sociali. E questo capita anche dalle nostre parti, no? Noi facciamo un dono a un matrimonio di qualcuno, di un parente, di un amico, e ci aspettiamo che il dono che restituiremo sia equo. Ma se qualcuno ci fa un dono sproporzionato rispetto a quello che noi abbiamo fatto, ci sentiamo un po' umiliati, ci sentiamo un po' schiacciati. C'è questa asimmetria anche nel dono. Ma io vorrei concentrarmi invece sul dono cosiddetto gratuito. Esiste un dono che non ha un ritorno, che non si aspetta un ritorno? C'è un filosofo francese che si chiama Derrida, il quale dice: no, non esiste.
perché anche se io faccio un dono di estrema generosità in cui non c'è nessun ricambio, io mi sento una persona a posto, cioè c'è una autogratificazione. Ebbene, io vorrei però dire, chiudere, con una battuta. Credo che tutti quanti ormai conosciamo il caffè sospeso di Napoli, o il libro sospeso. In fondo, il lascito solidale è come un caffè sospeso. Cioè, si dà qualcosa a qualcuno. Perché? Perché ci si sente parte di una famiglia umana. Ci si sente parte di qualcosa che va al di là dei limiti della propria famiglia biologica. E questo credo che nel malessere esistenziale, nel pessimismo che noi viviamo oggi, potrebbe essere invece un'idea positiva. Cioè non è tutto davvero così tragico il nostro presente. Si affacciano sulla scena della vita sociale questi piccoli elementi, il caffè sospeso, il libro sospeso, il lascito sospeso, che lasciano aperta la porta al futuro dell'umanità e della famiglia umana. Grazie professore, è molto bello questo concetto della famiglia umana, no? Che ci spinge a guardare oltre la nostra cerchia ristretta di affetti, ma a guardare veramente lontano e a considerarci tutti parte di uno stesso sistema. Professor Vallario, torniamo però alla famiglia, quella tradizionalmente intesa, perché poi quando si decide per un lascito solidale viene coinvolta la famiglia, è una decisione che coinvolge tutta la famiglia ed è anche un modo, un esempio probabilmente che i genitori lasciano, danno ai figli o i nonni, ai propri nipoti, cioè questo modo di pensare che si appartenga ad una famiglia in realtà molto più allargata, è una sorta di patto fra le generazioni tutto sommato, no? Sì, il testamentum, che è appunto attestare l'ultima volontà, significa su un piano psicologico, secondo me, fare un patto con due dimensioni. La prima è la morte e la seconda è l'altro. C'era un dato che mi colpiva su tutti della ricerca, no? A proposito della ritrosia, fare testamento. Una percentuale che secondo la ricerca si attesta sul 18%. Scorrendo gli anni notavo che nel 2020 questa percentuale è salita al 21%. Guarda un po', 2020 è stato un anno nel quale noi abbiamo tutti quanti fatto i conti con una grande paura, con una grande sofferenza che era quella del Covid e del lockdown. Dicevo, un patto con la morte. Freud, in uno scritto del 1915, parla della morte, prima con la barzelletta del marito che dice alla moglie: quando uno di noi due morirà, io andrò a Parigi a affittarmi una casa, che diciamo era un concetto che introduceva l'idea per cui secondo lui nell'inconscio di ciascuno di noi c'è l'immortalità, cioè noi ci sentiamo immortali. Allora la morte non è come per gli antichi, no? La Iorsenao nelle memorie di Adriano fa dire ad Adriano: prepariamoci ad occhi aperti ad andare incontro alla morte. La morte ha perso quel senso di, diciamo, di momento a cui la vita prepara, che era nelle visioni religiose e che era anche nelle visioni politiche. Si poteva morire per il sole dell'avvenire, per esempio, no? Oggi c'è una idea della morte che è molto ferma al concetto dell'essere come dato biologico, finisce la vita. L'idea che sta nel testamento, che dovrebbe stare in una idea di testamento e di lascito, è quella di guardare invece la morte come anche un esistere e quindi anche come una trasmissione di valori. No, lo diceva anche l'onorevole Moulet in apertura, non solo quindi un passaggio biologico, ma anche un passaggio valoriale. E allora qui è importante ridare vita al patto con l'altro. E
dare vita al patto con l'altro, e quindi la seconda dimensione che tocca sul piano psicologico l'idea del testamento, significa ridare senso al legame, no? Al legame, che significa legare, legare, che significa annodare, che significa mettere in comunione, che significa quindi poter pensare all'altro. Nella ricerca, tra i motivi della scelta della donazione, diciamo, ce ne sono tre che sono prevalenti: la fiducia, la condivisione dei progetti e la sensibilità al problema. Qui parliamo dei vettori, cioè di coloro che aiutano a pensare al testamento, e qui i vettori sono due. Il primo, come dicevamo prima, è la famiglia. La famiglia è un vettore che aiuta a pensare al testamento e anche al testamento solidale, nella misura in cui la famiglia si muove costantemente su un doppio crinale, che è l'individuo nella famiglia, che è quello dell'appartenenza e quello dell'autonomia, quello dell'io e quello del noi, e quello di dimensioni centripete ma anche di dimensioni centrifughe. E la famiglia può assolvere questa funzione di apertura al testamento nella misura in cui propone delle dimensioni più di apertura verso l'altro, verso il sociale, piuttosto che di chiusura. Il secondo vettore è il no profit, le organizzazioni no profit. Le organizzazioni no profit che, ecco, nella ricerca si dice chi sta facendo per rendere migliore la nostra società, le organizzazioni no profit per il 77% degli intervistati. Perché? Perché c'è nel messaggio delle organizzazioni no profit, c'è intanto una funzione, che è quella che viene fuori da un altro dato della ricerca, quando si dice che il no profit trasmette valori indispensabili per l'83% delle persone, che sopperisce alle istituzioni e che forniscono un modello alternativo di società. Ecco, il no profit, le organizzazioni no profit hanno questa funzione oggi di riempire un vuoto, che è quel vuoto che molto spesso la politica, le istituzioni hanno abbandonato, perché danno riprova molto spesso di avere un senso dell'interesse pubblico che invece è un interesse particolare e privato. Dicevo, il no profit invece, proprio come obiettivo, quale ha? Quello di assumere valori che siano capaci di creare un legame tra passato, presente e futuro, con un valore su tutto che è il rilancio della solidarietà e quindi dell'attenzione all'altro. Allora, professor Apolito, volevo chiederle, questo donare ai posteri non è anche un modo per esorcizzare la morte, visto che di morte abbiamo parlato, e il lascito può essere considerato una sorta di nuovo rito, un rito di passaggio? È difficile rispondere a tutte e due le domande, perché è difficile entrare in questi livelli di coscienza profonda, di strutture culturali profonde. Probabilmente è così, però probabilmente anche il contrario, cioè la resistenza al testamento in generale, lo richiamava il notaio Fiocchi prima, e la resistenza al lascito può essere un tentativo di esorcizzazione della morte. Ma io non vorrei rimanere, diciamo, in questa costellazione un po' difficile da decifrare. Occorrerebbero ricerche approfondite su queste cose, e naturalmente Freud, che ci ha richiamato all'ario, è un elemento importante. No, a me piacerebbe invece sottolineare questo dato della trasformazione che stiamo vivendo dell'interesse nei confronti del lascito. Cioè, il fatto che, richiamava Paolo Anselmi, 10 anni fa, 11 anni fa, il 50% delle persone conosceva. Adesso l'84%. Il che significa dire agli italiani: guardate che c'è questa cosa, che voi potete lasciare 100 euro. Mica dovete lasciare il patrimonio intero. No, potete lasciare quello che volete. C'è questa cosa qui. Io scherzosamente richiamavo il libro sospeso,
Ma poi pensandoci su, non è tanto scherzoso, c'è anche la banca del tempo oggi. Cioè c'è gente che si mette a disposizione e offre tempo. C'è anche la gente che va a trovare i parenti anziani. C'è anche la gente che fa volontariato negli ospedali. Cioè si allarga. E beh, voi lo conoscete molto meglio di me, voi che fate parte delle organizzazioni qui presenti, no? Se si sta allargando enormemente la fascia sociale della generosità, che va alimentata. E questo comitato penso che stia lavorando bene, perché sta trasformando le cose in campo, no? Cioè le percentuali mutano e mutano positivamente. Io penso, guardate, io sono stato oltre 40 anni a insegnare all'università e so quanto sia importante, lo era 40 anni fa, lo è altrettanto adesso, dare anche dei messaggi positivi. Non voglio fare il retorico ai giovani che sono spaventati, perché sono schiacciati da immagini negative del presente, e sono molte volte immagini realistiche, fondate, giuste, ma non ci sono solo quelle. Questa è di questa enorme generosità che comunque si sta sviluppando, che sta crescendo. E io, come antropologo, faccio i complimenti ai presenti, alle ONG, e faccio i complimenti a questo comitato, perché sta facendo un lavoro, secondo me, straordinario, di trasformazione profonda della cultura, del sentimento culturale italiano. E vedete che queste cose non si cambiano da un anno all'altro. 10 anni sono pochissimi. 10 anni sono pochissimi. La generosità che si ha, per esempio, nei confronti delle donazioni per ragioni mediche, ha molti più anni alle spalle di quanto non abbia invece il lascito solidale. Io sono sicuro che tra 10 anni, quando si aprirà quello scrigno, le cose che consegneremo oggi lì dentro saranno tutte vecchie, perché in 10 anni la coscienza collettiva avrà fatto dei passi giganteschi verso avanti, a meno che non cadiamo tutti in una barbarie che conclude la storia dell'umanità. Ma io personalmente non ci credo. Grazie per queste parole di ottimismo, perché sono importanti, perché sono, l'ottimismo è quello che anima anche il lavoro del terzo settore, il lavoro del comitato, eccetera. Ed è importante questo passaggio, questa parola che ha usato il professore, cioè la trasformazione che è in atto, perché se noi vediamo che aumenta la propensione verso il lascito, aumenta il numero di persone che sa di che cosa si tratta, che prende in considerazione di percorrere forse questa strada, già un pezzo del cammino è stato fatto. E allora do la parola ad Emanuela Di Pietro, che è la presidente del Comitato Testamento Solidale, per chiederle come si può procedere allora su questo solco, come si andrà avanti nei prossimi anni. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, in effetti i dati ci confortano da questo punto di vista, perché, come abbiamo riportato più volte, soprattutto sull'ambito della conoscenza, ed è il primo passo poi, no? Per fare il cambio poi di passo culturale e sociale, ci confortano da questo punto di vista. Quando siamo partiti 11 anni fa, confessavano tranquillamente il 45% degli italiani, ricordava prima i dati il dottor Anselmi, di non avere idea di che cosa fosse il lascito solidale. Oggi l'84% degli over 50 ci dicono che sanno di che cosa si parla, e quindi questo è un primo dato confortante. Il secondo è quello di nuovo un dato che ricordava prima il dottor Anselmi: 6.3 milioni di italiani sanno e sono propensi verso il lascito solidale. Detto questo, da fare c'è ancora tanto, 7 italiani su 10 sono ancora lontanissimi da questo tema, e quindi naturalmente c'è moltissimo da fare. Però questo non vuole essere un ostacolo, anzi mi verrebbe da dire il comitato vuole impegnarsi ancora di più su questo tema, proprio da questo punto di vista. Innanzitutto proseguendo tutte le campagne che stiamo facendo e che abbiamo portato avanti in questi 10 anni di promozione e di sensibilizzazione. Anzi, mi verrebbe da dire il cercare di ampliare ancora di più il nostro pubblico, e quindi muoversi rispetto ai media tradizionali, muoversi sui social media in modo da andare a colpire un pubblico sempre più grande e diffuso, mostrare sempre di più come sia uno strumento accessibile, semplice, quello del testamento e del lascito solidale.
un gesto che tutto sommato, anche in modo semplice, con un piccolo gesto, può cambiare la vita delle generazioni future. In secondo luogo mi fa piacere riprendere una parola chiave che ha utilizzato prima il dottor Parto, gli parlava sempre del fare insieme e questo è un po' uno dei fari, no, che ci ha accompagnato in questi anni. Siamo partiti in sei, ci siamo messi insieme per mettere insieme idee, per mettere insieme risorse anche, per portare avanti nuove iniziative, nuovi progetti. Oggi le organizzazioni sono 28 e sempre di più vogliamo lavorare in quest'ottica, cioè quello di lavorare per fare rete, per fare networking, per lavorare insieme per un obiettivo comune. E il terzo è sempre quello di lavorare insieme ai professionisti del settore che ci hanno accompagnato fin dall'inizio di questo percorso in modo generoso, in modo professionale e quindi innanzitutto il Consiglio Nazionale del Notariato. Grazie a loro abbiamo potuto portare un'informazione gratuita, attenta, precisa alla cittadinanza ed è questo quello che vogliamo continuare a fare. Poi mi verrebbe da dire, e oggi una testimonianza, ogni anno insieme al dottor Anselmi siamo qui con nuovi dati. Quando abbiamo cominciato nel 2013 su questo tema, su questo fenomeno, non esistevano dati e quindi uno dei task che ci siamo dati era proprio quello, andare a monitorare il fenomeno dell'ascito sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo. E riteniamo che questo sia di nuovo un obiettivo che ci vogliamo dare nei prossimi anni, sia per capire quali sono le attitudini, le conoscenze, le motivazioni anche alla base di questo gesto o non gesto talvolta, e sia dal punto di vista quantitativo perché ci aiuta anche a monitorare il fenomeno e a capire se l'attività, come fino adesso, come dire, ci ha dimostrato in modo positivo del comitato, delle 28 organizzazioni, ha avuto un senso e sta avendo poi i successi che speravamo all'inizio, ecco, in modo pionieristico mi verrebbe da dire. Grazie ad Emanuela Di Pietro e complimenti per il lavoro che state facendo per questi 10 anni e per i risultati che state ottenendo. Adesso è arrivato il momento di raccogliere le buste, le lettere, perché ho visto intanto mentre parlavamo chi scriveva, chi si prendeva un attimo di pausa e di riflessioni, ho visto fogli che venivano infilati nelle buste, adesso il nostro staff le raccoglie velocemente perché le dobbiamo depositare nel baule. A questo punto invito Rossano Bartoli e la dottoressa Notaio Fiocchi a raggiungere proprio il baule dove andremo a depositare le buste che qualcuno sta raccogliendo, credo, sì? No, restate qua, tanto sì, ci salutiamo qui. Quindi li invitiamo, metteteci anche le vostre ovviamente, non lasciate fuori le vostre che dovranno essere le prime a questo punto. La prima addirittura è stata quella del vicepresidente. Già, è vero, abbiamo anche poi tra l'altro la busta del vicepresidente della Camera dei Deputati Moulet che ha scritto, visto che ha scritto subito, ha colto subito il nostro invito. Ed è molto bello questo gesto di depositare quello che secondo il professor Apolito saranno delle riflessioni ormai vecchie tra 10 anni, noi ce lo auguriamo perché magari significa che si sono aggiunti valori e prospettive nuove, che quelle che adesso ci auguriamo sono già state acquisite pienamente. E abbiamo anche un verbale di deposito. Allora, Notaio Fiocchi ci spiega che cos'è il verbale di deposito? C'è un microfono lì, se ce lo spiega, perché ovviamente queste buste vengono conservate e affidate al Consiglio del Notariato, quindi brava, sono brava. In ottime mani. Beh, a fronte... Mi sentite? No, eh? Sì, funziona. A fronte di questa iniziativa che può suggellare questa evoluzione di collaborazione ma anche di risultati di questa collaborazione tra tutti gli enti del terzo settore e il notariato, abbiamo pensato a questo baule dei desiderata. E nel momento stesso in cui viene consegnato al notaio, al notariato in generale, il notaio altro non può fare che un verbale di deposito. Cioè, e quindi nell'esercizio proprio delle nostre funzioni, ovviamente senza i carismi che caratterizzano un atto notarile per ovvi motivi, noi abbiamo pensato, perché poi 10 anni sono lunghi, abbiamo pensato che era una buona cosa
dare atto e prendere atto di questa, di questo deposito, cioè noi dobbiamo dichiarare che questa cosa è avvenuta e che avrà una certa durata al termine della quale, allo spirare della quale, il notariato dovrà restituire al comitato testamento solidale il baule dei desiderata e aprire e vedere, come diceva il professore, se i desiderata sono attuali, superati, se l'aprirà un notaio armato di intelligenza artificiale, un robottino notaio, oppure se, cioè, nonostante la vetusta età, ci saremo ancora io e lui. Io infatti ho detto fatelo a settembre, perché poi a ottobre sarò già in pensione fra 10 anni, nonostante i lunghi limiti di età di pensionamento dei notai. Allora, se lo ritenete, do lettura al verbale di deposito. E oggi mercoledì 11 settembre 2024, presso la sala del refettorio Biblioteca della Camera dei Deputati in Il Deiotti, in occasione della giornata internazionale dell'ascito solidale, il Consiglio Nazionale del Notariato, rappresentato dal consigliere nazionale con delega al notariato per il sociale Flavia Fiocchi, riceve in deposito la capsula del tempo, contenenti desiderata futuri dei partecipanti all'evento, consegnata dal Comitato Testamento Solidale, rappresentato dal portavoce Rossano Bartoli. Il Consiglio Nazionale si impegna a conservare la capsula del tempo per i prossimi 10 anni presso i propri uffici, nei locali di Via Flaminia 160 a Roma, adesso, ma penso anche fra 10 anni, e riconsegnarla nel 2034 al Comitato Testamento Solidale in occasione della giornata internazionale dell'ascito solidale. Letto, allora, confermate, sottoscritto. Inviterei quindi a depositare le ultime lettere, a chiudere la capsula del tempo, come l'abbiamo chiamata, la chiudiamo e la consegniamo al notariato. Se c'è qualcuno che ancora non ha finito, poi c'è te, ecco, stanno arrivando, la riapriamo, ancora non l'abbiamo sigillata, c'è tempo, ecco, pensavo fossero... è un atto notarile che non definitivo, ma adesso ci siamo. Allora la possiamo chiudere e facciamo un applauso, perché è un gesto simbolico, ma non solo. La firma del notaio Flavia Fiocchi. E la firma del dottor Rossano Bartoli. Ne arrivano altre. Io sono molto contenta della risposta che c'è stata, perché evidentemente tutti hanno scritto e il nostro invito è stato raccolto. Ok, ci siamo. Quindi invito Rossano Bartoli, che è il portavoce del comitato, quando ha messo la firma, o se l'ha già fatto non lo so, forse deve firmare, poi a raggiungerci qui sul podio per i saluti conclusivi. Se ci sono domande nel frattempo, tra l'altro abbiamo ancora un po' di tempo, se ci sono domande da parte vostra, dopo che avete tutti fatto bene il vostro compito, siamo qui per ascoltare. Se c'è qualche domanda da parte del pubblico, ci siamo. Se invece non ce ne sono, do la parola a Rossano Bartoli, portavoce del comitato. Beh, intanto è da ieri sera che sto pensando chi mi accompagnerà tra 10 anni, quando avrò 84 anni, a vedere l'apertura della capsula, perché è impegnativa la cosa, ma è stato detto che bisognava almeno avere una decina d'anni per dare un po' di significato. Poi, secondo il professore, diciamo che quello che abbiamo scritto probabilmente è superato. Beh, siamo tutti ottimisti, quindi tutti i presenti saranno sicuramente presenti anche tra 10 anni a vedere che cosa c'è scritto. Ma la conclusione è il ringraziamento, naturalmente, ringraziamento al Consiglio Nazionale del notariato, che come è stato ricordato da sempre, cioè fin dall'inizio, vicino a Comitato Testamento Solidale, ci ha aiutato proprio a costituire il comitato e ci affianca sempre.
un ringraziamento ai relatori, professori, che l'indagine e le considerazioni che sono state fatte sono state sicuramente profonde e significative, quindi ci hanno consentito di fare poi le nostre riflessioni. Un ringraziamento a Francesca Romana Elisei, perché è sempre presente, molto spesso è presente alle nostre manifestazioni, sia di comitato che magari individualmente delle singole organizzazioni. Questo luogo, a chi ci ha consentito, diciamo, di essere qui oggi, perché è un luogo prestigioso, e credo che anche la iniziativa, seppure in velocità, con tutti i limiti che ogni organizzazione di un evento come questo pone, però, diciamo, dà risalto al valore del nostro lavoro. In questo momento credo che è doveroso anche da parte mia ringraziare soprattutto il Comitato di Testamento Solidale, a partire dalla Presidente e dagli altri componenti. Loro mi hanno chiesto di continuare ancora a fare il portavoce, ma dopo 11 anni credo che sia giusto anche passare la mano, perché gli anni ed è giusto, insomma, che ci sia qualcun altro. Però il lavoro che è stato fatto è molto. Mi piace anche ricordare una iniziativa che il Comitato ha fatto, cioè questa serie di podcast di 8 puntate, La mia eredità, dove si raccontano delle storie vere di testamenti solidali effettuati e di quanto, diciamo, è stato possibile realizzare grazie a questi testamenti. E questa serie, per chi non ha avuto l'occasione di vederla, se si collega con, se va sul sito di Comitato Testamento Solidale, trova, diciamo, il link per vedere le 8 puntate. A conclusione, noi credo, come Comitato, continueremo il nostro impegno, perché quelle percentuali che prima abbiamo visto, che pure sono di relativa soddisfazione, possano diventare ancora più importanti, perché abbiamo capito quanto serve il lavoro delle nostre organizzazioni, abbiamo capito che facciamo un'opera importantissima di trasformazione anche a livello culturale della nostra società, e vogliamo sicuramente essere sempre impegnati per garantire alle future generazioni una società migliore, più giusta. Quindi, con questo, grazie a tutti voi per la vostra presenza, grazie a chi ha partecipato, grazie a chi ha organizzato, e un arrivederci a un anno, e poi tra 10 anni, per chi resiste, per chi avrà la possibilità. Ciao, buongiorno. Grazie a tutti.